Siete qui per il dipinto? Sì, Patrizio. Che gli metta piede in Lombardia. Continuerà invece a confiscare il vino finché le sue ragionevoli richieste non verranno soddisfatte. Avviso a tutti i mercenari spagnoli e agli avventurieri all'interno della città. Le guardie non tollereranno più gli abusi recentemente commessi. Siete avvisati. Le pene saranno severe finché... Ma certo, ma certo. Voi siete il signore qui. Che idiota. Scusa. Fate come più piacere. Ehi, non dura... Ehi, non dura... Ehi, sei uscito di senno? Ehi, tu, finiscila. Che stai facendo? Che stai facendo? Quella puttana me l'ha mandato in regalo. Non ce la voglio più in casa mia. Saremo lieti di aggiungerlo alla collezione, come convenuto il maestro attende per riceverlo dalle vostre mani. Pensava di compiacermi donandomelo dopo aver sposato un altro uomo. Gli usi di uomini e donne sono bizzarri, ma Ermete ci insegna che attraverso lo studio entrambi possono raggiungere l'armonia. È evidente che non avete mai incontrato una donna come Lucrezia Borgia. Ma guarda un po'. Stai attento! Ma io amo. Ci sarà un conosco quell'uomo. Fermo! Fermo, mori! Una rivincita per il popolo. Che succede? Maledette bifolche. Vieni con me. Blu tra punta di stelle, meravigliosa. Thank you.
Volete concludere la vendita? Sicuro. Quella donna ha finto trasporto per sedurmi. Tutta colpa del suo sangue spagnolo. Ne sono certo. Ah, dispensate menzogne con noncuranza basandovi su poco più di un nome. Quei paesi, quei gruppi, diventano bersagli facili per i pigri e gli ignoranti. Dovreste dirlo a lei, la presuntuosissima duchessa. Puttana! Ho cambiato idea. Quel dipinto non merita di appartenere a chicché sì. Oh! Esamina il dipinto e cerca indizi. Fa attenzione. È il prodotto di mani umane guidate da un brillante ingegno. Trattalo con rispetto. Vai. Si rende nota una miracolosa novità nella cura della gotta proveniente dalle Fiandre. Ehi, non siete nella foresta.